chi potrebbe allietare questa notte tutta Amaranto con Salvo Noverini? Perché? Perché abbiamo sfogliato l'album dei ricordi e questa non è un'operazione nostalgia, perché noi siamo proiettati nel futuro nella speranza che il futuro sia migliore dell'ultimo passato, del passato prossimo, perché nel 2001-2002 la squadra l'hai presentata tu e nel 2001-2002 è successo qualcosa di straordinario. È vero, che noi ci auguriamo. Sono piuttosto emozionato, devo dire la verità, perché intanto sono felice che mi abbiano chiamato. E tu sei milanese? Una roba incredibile, l'ho visto dalla barba. Scusate, passo davanti, non so che io vi interesso, ma chi sei? Salivorni, ti ho visto, guarda me, l'ho visto perché sta così, io voglio bene, potresti essere mio nipote, che? Di no, regali fi bottoni, c'ho anche a te. Regali fi bottoni. Ammazza, questo è romano, oh. Roma c'ho nel cuore, perché a un certo punto lui c'ha proprio la faccia da romano. Due romani si incontrano, fanno ai tempi, diciamo re, dice, ha sentito? Hanno fatto Craxi Papa, mazza e coraggio, che nome gli hanno messo? Pio Tutto! Lì, Tonnelli lo vedo sempre alla televisione, e Lambrughi di Cernusco sul Naviglio. Vai cazzo, ma nascete tutti lì giocatori! Come Arto Luide! Borghese! Di dove sei Borghese? Eh? Oh, Borghese svizzero! Io faccio un poco di piccolo cabaret. I svizzeri, se hanno cane, lo chiamano blitz, come vuol dire fulmine. E non fanno gli svizzeri come a Livorno, che se il livornese c'ha il cane, mi arrivi di moro. Il cane livornese, se ha bisogno di defecare, dà due abbaiate. Aspetta, bello, la falli. C'è una gioielleria, vieni in sicà sull'uscio. Invece in Svizzera no. Io ho un amico, si chiama Otto di Zoglio. Lui ha un cane pastore tedesco, si chiama Blitz, come fulmine. Quando cane si chiama Blitz, quando Blitz vuole fare defecazione, loro hanno già la busta tutto pronto. Entra nel cibo, una battuta, te voglio dire. E questi sono portieri, come mi sento piccino stasera. Falcone di Roma pure te, ammazzate, oh, van vedi. E te sei buono di? Oh, a torinesi sono meravigliosi, ne? Ma sai che c'era, io quando ho fatto il marinaio c'era un ragazzo di Torino che era imbarcato con me, no? E lui mi diceva, noi a Torino abbiamo la Fiat. E noi abbiamo il cantiere, perché c'era, ora non c'è più. Dice, noi abbiamo questo, abbiamo quell'altro. E dice, noi ci sa, fra le varie fabbriche ci abbiamo il litopone, che era una fabbrica chimica. Dice, ma cosa vuol dire litopone? Dutopone targato Livorno. Sei di Moncalieri? No. Romboli.